Sono qua con l'amico, grazie Carlo, con l'amico e maestro Mirko Landi a casa sua per addentrarci nel mondo, diciamo, della tradizione popolare del nord Italia. Spesso viene menzionata appunto la tradizione del meridione e del centro con molteplici scuole, appunto, che abbiamo già toccato nei vari documentari precedenti, ma pochi sanno che appunto nel nord esiste una ricca cultura di questa tradizione. Però a questo punto qua passo la palla direttamente al maestro Mirko Landi, che sicuramente lui conosce molto di più di me, si è addentrato in questo ambiente e di conseguenza ci avvia a questo percorso, insomma, culturale di questa Perfetto. tradizione. Io ho il vantaggio di essere il presidente del Museo Etnografico di Alessandria e questo mi ha permesso di conoscere varie persone che nella loro vita sia facevano attività lavorative in campagna o come artigiani e approfittando della passione comune con il maestro De Rossi delle arti marziali ho approfittato di questa conoscenza perché poi è sempre difficile entrare poi nelle particolari domande di È come vero. certi strumenti venivano usati anche in modo improprio, diciamo, rispetto all'uso per cui erano nati e questo mi ha facilitato molto. Possiamo, adesso qua davanti abbiamo una piccola panoramica di quello che Allora faccio della sono, piccola, di cioè quello che adesso. sono strumenti di uso E c'è da comune. dire, aggiungo una parola, tutti originali, vale a dire che qua stiamo trattando un argomento, ma che si basa sull'originalità dell'oggetto, ovvero non sono copie, cioè sono pezzi unici e autentici. Questo quindi arricchisce ancora di più questo documentario. Certo, la cosa fondamentale infatti per me nelle mie ricerche è utilizzare sempre strumenti, se possibile, di antiquariato, perché si parla poi di antiquariato, Certo. perché se in caso contrario si hanno delle copie che sono di materiale plastico o di legno e non hanno assolutamente né la sensibilità sulla mano del materiale originale, del Certo. corno, del legno, né tantomeno il peso, che è la È cosa sicuramente fondamentale. un Questo aspetto è il frabosan. importante. Sempre fatto brutto di ferro, non è arrugginito, è fatto proprio così che si chiama, è proprio una finitura Ah, di forgia, brutto di forgia, Frabosa. Frabosan, fatto a Frabosa che è un paese sempre del Cuneese, una cosa particolare, anche questo ha questa sguanciatura, come Certo, per le potrei mucche, per le chiaro. mucche, se lo impugni anche lui ha il suo fascino. Sì, perché comunque ha una buon grip, anche lui si tiene bene, un buon controllo. Non ha un blocco questo tipo di coltello, quindi prevede soltanto determinati tipi di lavori nell'ambito appunto dell'utilizzo in campagna e eventualmente anche per la difesa, insomma, Lo perché poggio con un comunque. famoso pezzo di carta e Esatto. risolvi il problema. Esatto, come se facevamo un tempo, addirittura il fiocco o qualcosa Sì, lo legavano, poggi e o risolvi quel problema. spesso appunto mettevano il fazzoletto qua proprio perché era pratico per chiudere, quindi chiudeva leggermente la cosa. Maestro, Bene. veramente bellissimo questi Allora, pezzi, possiamo andare adesso interessantissimi. a. Se vogliamo parlare della storia del coltello, io direi che non possiamo prescindere dal parlare degli arditi. Esatto, è anche vero. L'Italia ha avuto sempre una grandissima tradizione di personaggi che comunque combattevano bene nei secoli passati Certo. ed anche l'onore, l'unicità di essere la prima nazione che ha studiato veramente per i nostri soldati delle Di tecniche che coltello, che adesso poi possiamo vedere anche semplici, ma neanche tanto, perché tutti ci hanno poi copiato. sono stravo, Esatto. Danilo ha cancellato il problema. E gli arrivi a Prima Guerra Mondiale, quindi questo coltello anche lui è un pezzo originale, quindi ha quasi 100 anni, perché tra qualche anno ne compie 100, quindi vuol dire. Fortunatamente anch'io non ho un pezzo a casa originale, almeno di questo. Come si vede è una baionetta da battere Sì. riciclata, riciclavano le cose, è stata modificata con una guardia, due banali pezzi di legno di una Certo. scopa tagliate e messo lì. Chi li sapeva usare era una persona che era molto più giovane di noi, a me piace ricordare queste persone perché hanno innanzitutto aiutato a fare l'Italia. Certo, ed è fondamentale. E coi tempi che corrono, abbiamo dei ragazzi che oggi hanno altri grilli per la testa alla loro età, erano gente che comunque andava per l'Italia a rischiare la vita e a combattere. Quindi per me sono Madonna, non persone. dimentichiamo Mameli. Io quando penso a queste persone penso al nonno di Paola, che Esatto. era un ragazzo del 99, dico io a 18 anni ero in giro con motorino a fare le E impennate. lui E lui invece. invece a No, difendere ma quello che era la sua idea è d'Italia. Su uno diretto. strumento così possiamo già cominciare a far vedere che una delle cose fondamentali era un'impugnatura, Chiaro, ben diciamo, sarda, reversa, il pollice era in rompighiaccio, roba a chiaro, rompighiaccio, sopramano, sottomano, dipende come vogliamo chiamarla. bravissimo, Quindi è importante che la gente importante. sappia. E i colpi erano sempre, diciamo,
siamo dati, non avendo giubbotti antiproiettili, certo, schegge come adesso, erano sembrati al basso ventre da sotto, ho andato a prendere al corpo. Quindi, questo anche nella manualistica militare cambia molto nelle tecnologie di, certo, combattimento in base a come l'altro, l'avversario è vestito. Bene, siamo qui sempre per proseguire i nostri studi, in questo caso sulla cultura, la tradizione e la cultura del nord Italia. In questo caso abbiamo due tipologie diverse di coltello, giusto Mirko? Certo. Abbiamo un piemontese rodovello e un genovese tradizionale. Esatto, come vedete io giustamente, come mi ha appena detto il maestro Mirko, lo sto mettendo nella posizione in cui un tempo si indossava l'arma, doveva essere ben visibile, e simuleremo un finto duello fra due gentiluomini. Okay? Hanno una misura diversa, quindi storicamente, chiaro, poteva starci, ma ovviamente in un duello tra due armi lunghi uguali, ma comunque era per vedere un attimo la tipologia diversa di approccio con un'arma. Esatto, benissimo, quindi avveniva in questo caso l'apertura da una parte, io sfilavo dall'altra. L'impugnatura è molto in fondo, chiaro, io da questo caso qua la posizione, una posizione proprio spadistica, vedete già come una posizione già diversa, spadistica molto bassa, la mano sinistra che può intervenire anche se per bilanciare e per aiutare a defilarsi maggiormente, chiaro, se così, su un attacco qualunque, facciamo una cosa semplice di stoccata, si va a parare, ci si infila sotto e via. Questa è una cavata da sopra. Se dai un colpo basso e tiro un dito basso, vado e si adesso. In ovviamente questo... non si affonda perché grazie. Non vorrei morire qua da Alessandro. E sempre su questo si va poi dopo a dare alla stoccata finale. Si può fare un guadagno di passo, per cui da passo fermo si inganna l'avversario facendolo distrarre, ci si avanza con il piede sinistro e si ha un passo di guadagno per andare. Ecco, ci sono delle movenze particolari che puoi magari far vedere a vuoto, giusto perché così di carattere informativo su questo tipo di arma. No, al di là del fatto che dobbiamo guardare ovviamente il pavimento, sì, non siamo sulle tecniche sull'asfalto o tantomeno in palestra, sì, o nella ginnastica, è sempre da vedere con vestiti dell'epoca in genere da festa, quindi la scarpa, una scarpa con una punta, una suola di cuoio, quindi abbastanza scivoloso, probabilmente in ciottoli, e quindi bisogna assolutamente allenarsi sentendo quel sistema. E siamo qua apposta sul pavimento scivoloso, scivoloso, tale che perché se no non è corrispondente. Benissimo, allora Mirko, innanzitutto, questo cominciamo con il coltello che è un Marietti classico, ecco, tutte le tecniche piemontesi riportano il coltello del Marietti, una ditta che esiste ancora adesso, fa un coltello bellissimo, ancora bene adesso. Tra l'altro interessante, c'ha il blocco tutto qua. C'ha il blocco, come ditte molto più conosciute, chiaro, ma parliamo il manore, anche nell'Italia. Esatto, come vedete ha il famoso Tumbaré, questo attrezzo che abbiamo visto prima. Abbiamo visto in maniera statica, esatto, come oggetto, adesso lo vediamo in maniera dinamica. Una delle due possibilità è il movimento così, chiaro, quindi fa proprio un movimento molto rapido così a scatto, chiaro, e poi fare in rallenti quando c'è un attacco, chiaro, e facendolo in velocità c'è il disarmo sicuro. Esatto, quindi facciamo vedere lentamente l'aggancio 1-2. Questa è l'azione che veniva fatta. Ed è comunque una parata, perché comunque questo sviluppa questo e questo sviluppa questo. Chiaro, quindi va a portare o dentro o fuori l'arma, in questo caso. Benissimo, poi vediamo altre tecniche, vero? Se nel momento in cui io volessi colpire, in questo caso, di taglio, ecco che vado ad effettuare questo lavoro qua. La mano va a prendere e poi c'è un successivo colpo. Ok, perfetto. Idem, se faccio l'azione. L'altro tipo, così, sul polso. Sì, chiaro. E si arriva. E posso garantire che se arriva una botta del genere fa veramente serenità. Il secondo tipo di maneggio di base, sì, di questo strumento è questo maneggio a martellare sempre, sì, sul taglio, per avere una guardia, chiaro, che è sempre, chiaro, libera, anche lì, quando arriva si va a intercettare il polso avversario, chiaro, l'arma cade e a questo punto si segue sempre, certo, con un colpo al collo o anche leve, si va poi a sviluppare, sì, anche tutta una tecnica più interessante, chiaro, chiaro. E altre tecniche con questo Tumbaré col coltello ci sono, classiche, rimane lì, va abbastanza semplice, molto, sono queste. Perfetto, come sempre semplicità è la base dell'efficacia, perché troppe cose complesse poi non possono essere applicate nel combattimento vero. Era questo, sulla richiesta del denaro da parte dell'avversario si andava a calciare, in questo caso l'avversario si sfilava ed ecco che avevo la giacca in questo modo qua. Questo era il sistema di blocco. Questo perché da qua posso lavorare chiudendo bene la giacca, ok? E quindi avere questa protezione che mi consente di poter annullare eventuali colpi dati dal mio avversario. Chiaro?
questo modo qua, uno, potevo usare il berretto, in questo caso potevo usare altre mille strategie. Questa qua è classica. Questa